Eh sì, no, c'è anche qui la Jacqueline. Intanto stanno ancora arrivando messaggi, vogliono sapere cosa sta succedendo. No, lo diciamo al termine di questa edizione straordinaria. No, dice la Jacqueline, cosa sta dicendo? Fa caldo, lo so che fa caldo, Jacqueline, lo so. Saranno i 35-40 gradi e la gente è suonata. Cioè, io prima di dirvi l'oggetto di questa edizione straordinaria, ma cioè, è possibile, vabbè, io vi parlo come figura del presidente a difesa non solo dei miei collaboratori che lavorano gratis di notte, di giorno, pomeriggio, sera, di quelli che hanno collaborato anche da 20, 30, 40 anni fa, sono in diretta, Jacqueline. Più tardi sono in diretta mondiale. Va bene, prendi mo quello. Ah, che pazienza, questo è il bello della diretta, eh. Allora. Comunque, questo è K Radio, giusto per capire. Allora, lo so, alle 15 abbiamo un'altra diretta con l'Australia, lo so, Jacqueline. Allora, dicevo, come figura del presidente del brand con più radio, più televisioni, moderazioni, eccetera, in città Bologna, noi siamo a Ferrara, stanno succedendo da 2, 3, 4 giorni cose molto, ma anomale, strane. Ma io non credo che sia solo a Bologna, altrimenti rimaniamo qui a Ferrara. Sì. Io domani farò un controllo, una supervisione, andrò sul posto per capire cosa succede a livello della sicurezza. Nessuno interviene. Ma vabbè. Allora. Io vorrei fare un appello a tutti coloro che hanno la fortuna di ascoltarci, che è un pregio, un dono, eh? E io vorrei dire, ma voi vedete il nostro tesserino? Voi vedete il nostro, a volte è divisa, a volte no, dipende, il nostro cappellino. Allora, se c'è il cappellino di Ciao Radio, ovviamente non siamo per One TV, cioè. Cioè, stanno capitando cose anomale, turche. Ieri, mi sembra ieri, è capitato qualcosa, un facsimile anche a un network, diciamo pluriregionale, che poi non è pluriregionale, ma interregionale, perché c'è ITV Piemonte, ITV Marche, Giovanni, correggimi, ITV Umbria, ITV Emilia Romagna. Bene. Mi sembra che un giornalista, senza far nomi e cognomi, comunque parmigiani, stiamo parlando, Gianfranco, ma non lo so, mentre che il cameraman e il giornalista stava cercando, io poi non so, non ero lì sul posto, di affrontare un dialogo, una ripresa, non so cosa è successo, beh, alcune persone, non diciamo nomi e cognomi, ma maschili, femminili, non so. E sono stati, insomma, la troupe ITV, redazione esterna di Rete 7, attenzione, Rete 7 SPA, MUX 42 e 34 UHF, visibile in tutta l'Emilia Romagna, digitale terrestre e altre piattaforme, anche web social, e in Piazza Maggiore a Bologna, area 5, sono stati aggrediti. Cioè, scusate. Allora, primo, io non lo so, non è possibile che ogni passo che facciamo dobbiamo chiedere autorizzazione a tutti. Cioè, noi abbiamo altre cose da fare. Scusate, io non parlo del mio gruppo, ma di tutti gli editori, difesa di tutti gli editori nazionali, europei, mondiali. Cioè, scusate, noi stiamo lavorando. Magari c'è una, ammettiamo che c'è una manifestazione come nel caso di Rete 7, che non ho capito se l'oggetto era il Green Pass, io non ho seguito nulla. Tutti possono manifestare, hanno il diritto di parola. Non credo che in quel momento, io ripeto, non so nulla, c'era una manifestazione in corso, qualcuno che parlava, a me non risulta. Perché non credo la professionalità di Gianfranco Parmigiani, simpatico, coerente, ha delle qualità elevate, e anche come comico, come il sottoscritto che ci state ascoltando. Purtroppo io parlo in fretta, perché
Ho tante cose da dire e lo so, è sbagliato, ma è così perché fa parte del mio format, eh? E io mi occupo di format radiofonici, televisivi, europei, ma io queste cose non le gradisco perché, ripeto, in ogni sagra, eccetera, a volte chiediamo l'autorizzazione perché, ovviamente, ma quanto è lì sul fatto? Cioè, non è possibile. Perché altrimenti facciamo su Rete 8 VGA e si vedono ovviamente ovunque, anche su Telerimini, su OneTV Emilia, diventiamo inviati speciali a sorpresa. Però abbiamo i bodyguard e dei, insomma, non dico poliziotti, ma persone qualificate, anzi specializzate in borghese, dove lo sono in lontananza e i miei giornalisti o anche sottoscritto non rischia. Ma anche tutti gli altri editori. Allora, io mi rivolgo a tutti i questori. Visto che oggi siamo in diretta, oggi è domenica, ieri era sabato. Io credo che, visto che parliamo della Piazza Maggiore Arecibo Bologna Sud, proprio a due passi dovrebbe esserci gli uffici della prefettura e della questura, tra l'altro. E io mi meraviglio perché nessuno ha preso provvedimenti, ha avvertito le forze dell'ordine, non ho capito e non mi pronuncio. Io so solo che se capita un qualcosa a noi, io so come intervenire, eh? Tramite un'app speciale, abbiamo un tastino, chi cerca di attaccare, prende male perché viene avvertito non solo le forze dell'ordine, ma... Mi auguro che non succeda a noi del centro multibrand, tutti, non solo per Kappa Radio, ma tutto il mio centro multibrand che poi vi dirò. E allora, lo so, il lavoro del giornalista, perché lui è un giornalista non qualificato, specializzato, iscritto all'albo, sta lavorando. E sta lavorando, anzi, bisogna ringraziare questa gente che scende. Nelle piazze, fa territorio, nelle sagre, ma ripeto, sta lavorando anche con 20, 30, 40 gradi. Mi sembra successo ieri: c'erano 31 gradi, 33 gradi di umidità esterna. Forse mi dicono di più di là. C'è Coco in regia: 35. Ecco, 35 gradi. C'è un momento di tricchetracchete balacchete, tararà, ci può stare. Ma lì mi sembrava che tutti erano proprio out contro il sistema di riprendere le trasmissioni. Io non lo so, sarà il marketing. Io, ripeto, noi dobbiamo arrivare lì sul posto perché questo è il bello di come fa Striscia la Notizia. Io non lo so, si lavora così perché altrimenti io mi chiedo una radio privata, per carità. Una televisione privata, indipendente, pluriregionale, interregionale, nazionale, sindacale. Ma scusate, cioè, questo è il nostro lavoro. Chi per hobby, chi è pagato? Perché il signore, ad esempio, io penso che percepisce uno stipendio, insomma, mediocre, anche perché si meriterebbe tanto, perché, insomma, ha coperto in tanto tempo passato parmigiani. Anche problematiche lavorative, emergenze, incerte priorità, va bene, ma comunque. Ma, ripeto, lasciateci lavorare. Questo è il titolo di questa trasmissione, edizione straordinaria. E ieri, purtroppo è successo a un giornalista, 3 giorni fa è capitato anche al sottoscritto. Un qualcosa dice: ah, ma lei è troppo invadente. Allora, prima mi dice sì, e allora, dopo, mentre che io telefono all'altro editore mio per dare l'ok, questo fa: ah, non è possibile, era da fare prima. E poi parlava con un altro, detto: lei ha capito qualcosa? Mentre gli stavo lasciando il biglietto da visita per prendere un altro appuntamento, sia per Sotto le stelle del cinema, eccetera, eccetera. E questo fa: ah, adesso sto lavorando. Ho detto: ma non è un problema. Attendiamo 1 ora e mezza, 2 ore, 2 ore e mezza. E quanto ha finito? No, 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 non ne voglio più sapere. Va bene. Allora, io e tutto il mio centro multibrand che vi nominerò,
prenderemo decisioni. Intanto decido io per il centro multibrand, poi ogni editore dirà la sua. Ho creato un nuovo gruppo, mi hanno chiamato questa notte, Daniele, grazie, grazie, di Magic TV. L'editore Luca Bello, oggi a mezzogiorno purtroppo non sono riuscito a rispondergli, oppure ho risposto in condizioni, vabbè, mi scuso, lui gentilissimo, eccetera. Va bene, non lo so. Veramente, c'è una stanza, purtroppo io l'ho chiamata TV. Perché il sistema su Facebook non me lo fa correggere. Adesso vedremo anche con Studio 1 come fare, se aprire un'altra pagina su Facebook, una stanza privata da settembre, non lo so. Vedremo in audio, in video, non lo so. E parleremo proprio di questi problemi che hanno l'editoria. Sia il problema non solo del piano frequenze, assenti, la solita minestra ripetuta, straripetuta, sempre per colpa di questo mise. Sì, ma qui passano anni, mesi, e ormai il 1 settembre 2021, qui alle porte, non so cosa sta per dire, cioè io lo so, però non vorrei demoralizzare tutti quanti. Perché la sonna? Lo so, c'è la Zaclini che ha sonno, vabbè, anch'io dovrei fare lo sciopero del silenzio perché più tardi dovrei andare a Bologna, dove c'è Riccardo Pazzaglia con i burattini di Riccardo, ma dopo questa io farei una riunione seria, e probabilmente salterà anche il collegamento a questo punto con Amsterdam, che io chiederei anche un consiglio, anche al monitoraggio in Liguria, cosa ne pensa di questa storia, anche se mi mandate una mail, vediamo come fare, perché noto che è una settimana strana, critica. Sospendiamo gli eventi, cosa dite? Fino a settembre-ottobre? Perché, ripeto, bisogna trovare una soluzione a difesa di chi lavora, chi dà informazione sana, veritiera, non montata, non costruita, tagliata, dipende purtroppo. Certo che se la trasmissione o in live registrata va montata, passa un'ora, un'ora e mezza prima che arriva negli studi dell'emittente, il tecnico o i tecnici non è che sono come Rai, Mediaset, La 7. Sono o uno, due, massimo tre operativi, cioè fanno i miracoli. Nessuno ha la bacchetta magica. Prima di metterla nella messa in onda, nel telegiornale, bisogna vedere gli spazi, che ci sono a disposizione. Certo che esiste un montaggio. Io non so questa gente come si permette, probabilmente non hanno mai visto uno studio televisivo come si lavora. Non sanno cos'è un mixer audio, video, una titolatrice, uno script, uno scroll. Mi sto preoccupando, è una società malata e siamo a rischio tutti, non è la pandemia, no, c'è ben altro. C'è qualcos'altro che ne parleremo nelle prossime trasmissioni, scusate questo sfogo, ma io vorrei sentire cosa ne pensate. Se è giusto attaccare un giornalista, come si deve comportare, telefonare prima, cioè io non lo so, cioè, oppure io lo so come fare, perché se capita a me, io so come intervenire in 15-20 secondi se qualcuno attacca o il sottoscritto o i miei giornalisti. Ecco, ovviamente. Lui, non so, Parmigiani, carino, gentile, io non sono così, ecco, è probabilmente così, con questa flemma, che è anche un personaggio, un burattino, pensate un po' di Riccardo Pazzaglia, pensate un po', pensate alla storia di Burattino, se un giorno ci facciamo una bella intervista anche con Radio Budrio, Ciao Radio, insomma, in televisione, magari anche con One TV e Media Web. E parleremo proprio come sono nati, nel 1600, i burattini, ma non solo di Bologna, Emilia Romagna, Lombardia, ma anche le marionette, dalla Sicilia, il nostro studio, Fabio, della Sicilia, di monitoraggio, È una edizione straordinaria, un po' così. Non credevo di arrivare a questo punto, ma bisogna trovare
una difesa per chi lavora nella stampa. Una stampa deve essere libera, non che è l'editore di stare sulla linea, e questo è il problema. Non mettiamo nemmeno stacchi, scusate, promo, lasciamo questo talk radio, anche perché questa è un audio podcast che sentirete anche nel 3000, 5500, non lo so, però oggi siamo in diretta e ringraziamo anche le piattaforme. E te pareva, ci sono anche le telefonate. Ecco, pronto? Pronto? Eccoci, molto bene, tutto a posto? Ok, ecco, scusate, ma il bello della diretta è anche questo. Non dovete telefonare in diretta, perché la cam e il computer l'hanno sequestrato. Va bene, va bene. Cioè, l'hanno, insomma, questi tizi, da parte mia, se succede un'altra volta, o per altre troupe televisive o nostre, si beccano una diffida. Adesso vedremo. Infatti, ripeto, ho messo su una stanza dove tutti gli editori radio e TV, magari non di notte, possibilmente, ci riuniamo e poi presenteremo tutto a chi? Al MISE, Ministero Socio-Economico, per dire. Qui le cose stanno così. Ci vogliono degli emendamenti, ci vogliono delle regole chiare, limpide, insomma, non lo so. E poi ci sono quelle emittenti, editori inclassificabili, secondo me, che trasmettono. Ecco, scusate, ma oggi non so perché. Purtroppo dovete chiamare, scusate, al 340 340 0538, ripeto, 340 340 0538, scusate, perché mi stanno facendo arrabbiare. Regia, non passate più le telefonate, siamo in diretta mondiale, scusate. Adesso vado di là da Maria Sol, che facciamo un richiamo anche a Peppino Spazzacamino. Coco, prendi tu in regia, grazie. E questo è il bello della diretta. Allora, dicevo, ieri l'altro ho creato una stanza su Facebook chiamata TV, anche perché non c'è la possibilità di chiamarlo centro multibrand o che ne so io, K Radio TV o vabbè, o non so, Camomilla, no, niente, mi viene TV. E mi sono arrivate, ripeto, telefonate di notte, di editori, a mezzogiorno, però. Ripeto, questa stanza sarà ideata proprio a disposizione 24 ore su 24? Io direi di no, perché 2-3 ore vorremmo anche dormire, eh? 3-4 ore anche per notte. E dicevo, per questi problemi che hanno gli editori con questo MISE, Ministero Socio-Economico, che da 14 anni ci stanno prendendo proprio in giro, se della serie per i fondelli, non solo per il piano frequenze. Purtroppo il nostro compianto Elio, purtroppo ha raggiunto il mondo spirituale per queste ragioni di arrabbiatura. Se la prendeva con me all'una, alle 2 di notte, e non è mai stato recepito, non è mai stato ascoltato. E anche per la palazzina dove c'erano le onde medie, della Rai a Budrio, che è stata distrutta per come posso dire, un qualcuno che fa le patate surgelate, ecco, come noi in Emilia-Romagna, che siamo i leader, il top delle potatoes, delle patate, scusate, patate poi surgelate. E così i tralicci delle onde medie, eh sì, sono arrivate le ruspe, purtroppo non ci sono più le onde medie. Noi specializzati, mi sto emozionando, noi dell'associazione Guglielmo Marconi e tutto lo staff, Radio Marconi Company, associazione Marconi.com. Purtroppo è stato fatto una serie. Ecco, sempre queste telefonate continuano, dobbiamo chiudere questa edizione straordinaria. Allora, dicevo, è stata fatta una scelta, purtroppo. Non so, è così, è così. E così invece la palazzina della Rai, a Budrio,
Bologna, Regione, Emilia-Romagna, Nazione Italia, Continente Europa, doveva essere in futuro la sede di Radio Budrio. Ancora, eh sì, sui 94 e 4 in FM e per la Romagna, poi a Bologna 105, 8 e 50 e poi attualmente solo purtroppo sul web. Anche il DAB Plus è stata, diciamo così, trichetrachete a un altro editore. Ovviamente ve lo comunicherò in privato, non in pubblica. È un frutto, ecco, vi posso aiutare. È un frutto che piace a tutti, dai bambini, si può mettere nei dolci, è fantastico. E tra l'altro coprono anche Reggio Emilia, non dico altro. Reggio Emilia, Modena, Bologna, una parte di Ferrara, non dico altro. Ma tornando a noi, siamo in edizione straordinaria. Io oggi sono in sciopero del silenzio qui a K Radio Yoga Network, chiamateci come volete, da 43 anni siamo qui, radio, televisione, siamo sempre noi, monitoraggio delle frequenze. Io mi sto preoccupando molto, ma non perché siete obbligati ad acquistare un decoder che poi non sono compatibili con televisori di 3, 5, 7 anni, ma dovete acquistare un televisore in HD, attenzione, che supporta l'HBB TV, che supporta smart, insomma, le nostre trasmissioni, eccetera, anche interattive, grazie anche alla grande Amazon, Poi vi dirò tante cose a breve, a sorpresa. E poi, ma sapete che ci potete ascoltare anche tramite Alexa, eh? K-Radio, anche tramite Alexa Yoga Network, eccetera. Anche su YouTube, audio, prossimamente video, insomma. Ma cosa parleremo di questo nuovo canale? Riservato a noi editori, magari anche chi lavora in televisione. Adesso vediamo in riunione e sentiamo cosa dice Yoga Network, Gabriele Barbi, Fatevi sentire, 340 340 0538. Mi mandano una scena. Ecco, possiamo mandare in onda Peppino? Sì, vai, 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 vai. Noi dobbiamo fare un servizio. Servizio, poi tagliate e montate come cazzo volete. Non abbiamo bisogno di quello. Bravo, mettici la mano. È male informazione quello che. Ma come questa gente? Ma che gente è? Ma io sono venuto qua per portare le vostre ragioni, ma che gente? Che si vuole vaccinare? Si va solo a parlare della pancia, non fa niente. Voi ad oggi no, siete per dare la nostra voce. Ma cazzo volete? Tornatevi a fare quello che avete fatto fino a ieri, cioè portare la voce del governo e non della gente che comunque cerca di trovare il modo di tutelare i propri figli, se stesso e altre cose. Adesso c'è un figlio che non siete qua, fa vaccinare a 10 anni. Vabbè, noi siamo qui in piazza. Cioè, nel senso che se l'avevo. Posso mettere una mano davanti alla telecamera? Siamo in piazza. Ma no, veramente voi non potreste mettere fino alla. No, perché c'è il diritto di cronaca. Ma noi non. Lei, allora, io posso non riprendere lei, perché lei me lo dice, ma io qualcuno posso. di voi vuole essere ripreso? No! Il problema però è con un posto pubblico. Certo, quindi riprende il mondo, no, cioè, guarda che bel cerchio. Allora, io non voglio dire niente, se voi aveste preso un posto privato. Vai a prendere già di maghi di fiori, cioè, prendere i fiori già di maghi di fiori, non ho capito. Pedalare, via, no, siete c'è già la polizia che il problema si può fare. Il politico cioè, corretto è allora, finito. Voi avete Il diritto. politico corretto è finito. Vai via, ma non riprendere niente. Non lo ripeto più, l'hai capito tre volte, l'ha registrato il cioè, allora, ti dico una cosa. Ascoltate, Se siamo voi. qua per manifestare in maniera totalmente Io volevo fare. Quindi Volevo non siamo fare idonei, lo dice una che si incazza notevolmente spesso, ma ora dobbiamo essere State soltanto qua creando della solo confusione, per si far rischia valere di. la nostra C'è qualcosa del opinione. genere. Basta! Ecco, allora, grazie per questa situazione che si è creata. Mi sembra ieri, non so in quale contesto, non lo so. Io so come poter intervenire. Non so perché
Parmigiani ha lasciato andare avanti questa situazione. Vabbè, facciamo finta che erano i 31, 35 gradi così all'esterno in Piazza Maggiore Bologna. Ripeto, lasciateci lavorare. Allora, questo nuovo gruppo degli editori serve a difendere chi lavora, gratis o a pagamento, i giornalisti iscritti all'albo, attenzione, iscritti all'albo. Veramente, io non ho più parole, anzi le sto finendo. E tra l'altro questa stanza, adesso vedremo come fare, studieremo io, Rami e Gabriele, insomma, tutta questa baronda, il mio team, il mio brand, studieremo come fare, anche perché, ritornando prima, dicevo, alcuni editori che trasmettono 24 ore su 24 televendite senza nessun tipo di informazione, abbiamo già detto 2, 5, 8 anni, bene, nessuno ha mai fatto nulla, Roma, Ministero Socio-Economico, il MISE, sempre loro, nell'ambito, attenzione, non delle attività produttive, che anche lì ce ne sarebbe tanto da dire, ma stiamo parlando di teleradiocomunicazioni. Cosa vuol dire? Stiamo parlando di FM, Frequency Modulation, AM, ampiezza modulata, kilohertz, pari a metri, quello che è, SW, parliamo di questo, DAB, DAB Plus, TV, TV ovviamente, radio, onde medie, onde corte, onde lunghe, trichetracchete, balacchete, digitale terrestre, TV sat, satellite, ma ci sono degli editori che veramente, oltre a non trasmettere informazione di qualsiasi genere, sportiva, cronaca, quello che riconosce l'editore, trasmette solo televendite, cartomanzia, lotto, eccetera, eccetera. Non esiste. Cioè, tu vuoi dei finanziamenti dal governo, e poi il bello che le televendite o questi programmi, bene, dagli ultimi controlli anche recenti, non hanno una qualità ottimale come Mediaset, La7, eccetera. Cioè, non esiste, ma non è un problema di ricezione, no, assolutamente, è un problema che loro pagano poco, oppure una situazione così, scambio gratuito o gratis all'editore o alla proprietà, ovviamente, di quel mux. Ecco, è ora di finirla. Diciamo stop. Diciamo i finanziamenti solo alle TV, radio, che se lo meritano. Basta contattare il sottoscritto che sa tutto, dalla A alla Z, frequenze, chi si è comportato bene, eccetera. Ecco. Cioè, non è che si chiede chissà chi, chissà quando, chissà come e chissà perché. Salutiamo la J, RTV7 Italia, che mi auguro che farà delle trasmissioni televisive su questo, può essere un argomento che ho lanciato così. Iscrivetevi ai nostri canali, ai nostri nuovi gruppi, che si chiamerà, penso, K Radio, non lo so, sto ancora valutando, studiando, sto ancora preparando i nuovi jingle, i nuovi stacchi, i promo, ringrazio i moderatori, i nostri narratori, cerchiamo personale, autisti, speaker, attori, gente che recita fiabe, trasmissioni per bambini, astronomia, astrologia, ecco, scriveteci notewebradio@gmail.com. Dite pure la vostra, oppure radioyoganetwork@gmail.com, all'attenzione del presidente Maurizio. Allora, sì, questa edizione straordinaria direi di chiudere qui. Vorrei sentire proprio il parere di tutti, Cioè, ripeto, ognuno è libero di dire la sua, ognuno è libero di manifestare, ma lasciateci lavorare. I migliori saluti e buon tutto da K Radio e da tutto il mio brand, che cerco di ricordare perché sono tanti, ma ci sono anche ovviamente gli amici simpatizzanti, per carità, ovvero BSO Channel,
un'antenna visibile in Umbria, cioè scusate, LCN 116 e sull'Italia alta, sul digitale terrestre, 860 in Lombardia, Piemonte, e poi pian piano si ingrandirà, non dico altro, un pelo in Emilia Romagna, un pezzettino arriva, e poi in FM, anche nel Canton Ticino, in app, in web, eccetera. E poi salutiamo Radio Celeste della Sicilia, Radio Luna di Reggio Emilia, questi sono simpatizzanti, non sono del centro multibrand, purtroppo, perché devono essere, insomma, dobbiamo fare una riunione. Ringraziamo Luca Bello, l'editore che mi ha contattato, sono contento di averlo sentito. Purtroppo era un momentino così, perché mi ha lasciato molto strano. Vabbè, ci sarà un'altra occasione, spero. Grazie per avermi contattato. Dopo 4-5 anni mi sembrava tipo essere Candy Camera, uno scherzo. Non è ancora Natale, manca poco, Allora, signori, per quello che ci ascolta in diretta, diciamo anche l'orario massiva. E poi chiudiamo qui questa edizione straordinaria, veramente, ripeto, lasciateci tranquilli, lasciateci lavorare, sereni, oppure insegnateci, non chiediamo altro. Io credo invece che siamo noi, che stiamo insegnando gratis come abbiamo sempre fatto, e per 27-28 euro, pensate un po', per una cifra di 27-28 euro, purtroppo Aruba, che noi stimavamo tanto, non ha accettato delle condizioni a pagamento, e con questo purtroppo il materiale, foto, video, documentazioni, non c'è più nada de nada, non esiste più nulla. Però nella mia testolina io spero che rimanga, ma non solo nella mia, di altra gente, diciamo dagli anni 1976, perché nel 74-75 Radio Street, Tele Street, mi ricordo qualcosina, certo, perché abbiamo fatto televisione, radio anche noi, programmi TV, radio, anche su Nuova Rete, abbiamo fatto qualcosa, che nostalgia, però è stato bello. Non è detto che anch'io farò solo l'editore, perché mi occuperò non solo di amministrazione, logistica, eccetera, e lascerò il posto ad altri, andare nelle sagre, organizzare eventi, e io sto dando tutto il pass, visto non è il Green Pass, che penso era l'argomento, non ho capito, della manifestazione a Bologna, Piazza Maggiore, ma anche Napoli, ovunque. Ma lascerò tutto in le mani, ovviamente passa poi le decisioni a me, ma la decisione finale per l'evento, le cene con delitto, passa alla Cupido Eventi, che saluto, ringrazio anche per l'ospitalità, eccetera, e ogni tanto ci si vedrà. Allora, il nostro centro beauty brand attualmente è composto da Magic TV, Magicamente TV, in collaborazione momentanea e provvisoria con Rete 8 VGA Telerimini, app web ovunque, attenzione. Radio Budrio attualmente solo su web, e grazie a noi per tante situazioni, anche per pubblicità, contattateci noi per avere uno sconto ulteriore. Ciao Radio, perché Ciao Radio pensa a te, contattate sempre il sottoscritto, scriveteci per avere ulteriore sconto. Note Web Radio purtroppo la troverete sempre, ma non esisterà più, diciamo, fisicamente, ed è solo virtuale, e penso solo, correggimi Gabriele, su 12 piattaforme attualmente, poi magari ne andranno altre, magari ne arriveranno 20-30, tutte le trasmissioni o in parte delle trasmissioni salvate. Non cancellare nulla senza mio ordine, Gabriele. Non cancellare nessuna trasmissione, ok? Dicevo, andranno in altre piattaforme,
anche quelle che arriveranno tra 2, 5, 12 anni, e tutti i nostri programmi, le nostre trasmissioni, simpatiche, diciamo così, portare un po' di sole con questi anni un po' strani, per 2-3 anni, che si chiama pandemia, che ha colpito non solo l'Italia, ma 5 continenti, possiamo dire. Infatti, dovevamo avere il collegamento un po' anche con l'Australia alle ore 15, che non sono le 15, ma a Bismarck, in Australia, sono circa le 21.30. Per saperne di più, One TV Emilia Web, purtroppo non sul digitale, non sono più presenti, sul 92, LCN, Logical Channel Numbering, ma solo su Web TV, ed è un'ottima scelta. E ripeto, da settembre, non so se si riesce il prima decade, ma secondo me si partirà il 15-16 settembre. In seconda decade, comunque, andate sui nostri format, ascoltate i nostri programmi e vi informeremo anche il palinsesto, non solo di One TV, ma di tutto, ok? Poi, sì, c'è Radio Green Award, grande editore, nostro Mauro Pecollo, che gestisce il tutto dagli studi della rete Lombardia. Sì, buonanotte. Mi ha sconvolto questa situazione di queste manifestazioni che devono essere liberi. Vabbè. Gli studi sono di vicino Sanremo, della Liguria. Ecco, non diciamo dove, perché dovete lasciarlo tranquillo. Lui è nostro agricoltore. Lui piace fare tante passeggiate con il suo Happy, il suo cagnolino. Ok? Poi ogni tanto si fa sentire, tempo permettendo, sì. Poi Radio Studio 66, che sarà discoteca vintage, anni 60, 70, 1980, e mi fermerei qui, Lori Stella. Poi se voi mettete qualcosa del 1990, mi contatti privato, noteweb@gmail.com. Ok, Loris? Bene. Ricordo che a breve, appena che inizierà tutta questa bronda, cambierà l'indirizzo email. Non sarà più Associazione Marconi, Presidenza, Note Web Radio. No, assolutamente. Ce ne sarà uno completamente nuovo tra qualche mese. Prima devo chiarire tante cose. E poi c'è Radio Vetrina Live, grande Riccardo Ronchetto, editore, dove io sono l'ambasciatore, pensate un po', di Radio Vetrina, dove tutti i cantanti emergenti, se passano da me, avranno o una parte gratuita o una parte di sconto. Web radio, web TV, e poi va in onda anche in altre piattaforme, non solo ovviamente su Spreaker, eccetera. E poi è ancora qui tutto in forse di Televallata, questo è un caso un po' anomalo, vedremo. E per Radio Yoga Network direi che l'avventura continua. RTV7 Italia è una web TV, forse un domani. Per ora è presente solo nei social, dovete iscrivervi nel gruppo per vedere le trasmissioni. È una nuova TV nazionale, anche qui abbiamo grossi dubbi, vedremo cosa fare, perché insomma sono cari i prezzi per avere le nostre trasmissioni. E Radio La J, degli editori Joe e René, e poi tante altre emittenti che io non ho tempo perché devo chiudere. Ricordo, perché molta gente dica, ma non sono in diretta, cioè non è possibile che Maurizio è un treno accelerato, perché come ha detto la Rotterball, diceva, no, non è lui che sta moderando, sta guardando, sta dando dei consigli, io sono come una piovra, riesco a fare 3-4 cose insieme, ma purtroppo, già, l'età avanza e andiamo in andropausa. E a volte andropausa galoppante, ma siamo molto svegli rispetto a certi onorevoli senatori, eccetera, eccetera. Occhio a quello che dico, perché mi potrei arrabbiarmi. Per ora sono ancora buono. Sto parlando di Roma, del Ministero Socio-Economico. Ripeto, ha detto
al servizio radio telecomunicazione, perché vedo che non vengono ascoltati nemmeno gli avvocati, associazioni, non faccio nomi, cognomi, penso che li conoscete anche voi, FRT, Corallo, eccetera, eccetera, Conna, che alcuni non sanno nemmeno chi è Conna, pensa a te, caro Studio 1, non conoscono il Conna, molti editori non conoscono il Conna, che ha dato supporto ad emittenti che non avevano nemmeno da sopravvivere, ecco, veramente, e addirittura alcune TV che trasmettevano nel canale 1, canale A o canale B o C, oppure in terza banda televisiva, dove alcuni canali sono stati rottamati, ma non si è visto nada de nada, stipendi, niente, nulla, finanziamenti, tutto bla bla bla, ricorsi non servono quasi a nulla, promettono, promettono, ma qui non arriva soldi, magari vanno a finanziamenti agli editori che non servono niente, tipo televendite che non trasmettono con un segnale pulito, perché io ho controllato anch'io, dà fastidio la vista, io non so se è un problema nostro, no, non è quello, è un problema che non pagano l'editore, perché anche l'editore dico, bah, io vi ospito qui, vi ospito lì, ma se non date una certa cifra all'anno, 5.000 euro o 20.000 euro, dipende, perché stiamo parlando di reti nazionali, se non di brustolini, eccetera, cioè, non so se mi spiego. E ripeto, il Conna ha sempre difeso tutti, sia le radio street, le tele street, adesso un giorno ne parleremo, magari a cura dello Studio 1, se si ricorda tutto, sulle frequenze, eccetera, eccetera. Vi devo salutare, vi ricordo, per i curiosi, credo, no, ma sono registrati? No, no, assolutamente. Noi, o come ci chiamiamo, Pinco Pallino, o qui, o lì, eccetera, ora siamo K, K vuol dire eventi, pubblicità, vuol dire tutto, lo vedrete nei volantini che gireranno per l'Emilia, Lombardia, forse in tutta Italia, anche in FM a breve, ci saranno delle sorprese, in AM, in SW, non dico altro per ora, e dicevo, ci sono delle sorprese, sorprese, K Radio, attendeteci, rimanete in attesa, come dico io a volte, ad editori, soci, eccetera, e ci saranno delle belle sorprese tra 1, 2, 3 mesi o 6 mesi, adesso valuteremo una data ufficiale per far partire questo centro multibrand in edizione veramente, insomma, solare, che soddisfa tutti voi, cari ascoltatori e telespettatori. Come ho sempre detto da tanto, tantissimo tempo, se non ci siete voi, che noi non siamo nulla. Voi ci date felicità, noi portiamo a volte anche demenzialità, perché il bello è anche questo, di portare tanta serenità. Vi saluta Jacqueline, che è ora in lavande cuisine, perché sta preparando le frittelline ai fiori di zucchetto e poi la torta di crema al limone. Grazie alle 2M Group che hanno fatto i complimenti, alla Rotterball, e poi chi è che devo ringraziare? Sonia Montorsi, Egidio, della Cupido Eventi, partecipate, ma prenotate prima, attenzione, dovete prenotare prima di andare al ristorante a partecipare alla cena con lo spettacolino, eccetera, eccetera, ok? Purtroppo la cena ha un costo, ovviamente quelle che organizza il sottoscritto per quanto concerne K Radio, o Yoga Network, è uguale, e lì è gratis. Per pubblicità, eventi, siamo qua, grazie. E ricordo, sì, ricordo che siamo in diretta per questa edizione straordinaria, oggi è domenica, ma potrebbe essere mercoledì nell'anno 2031, penso che la situazione poco cambierà di quello che vi avrò detto, magari non sarà più purtroppo presente il nostro presidente Mattarella, penso che il suo mandato scadrà, chissà. Chi vivrà, vedrà. Come diceva anche Febo Conti nella sua trasmissione, chissà chi lo sa,
Quella era una televisione genuina, saggia, vera, come noi, senza copioni. E parlando senza copioni, continuano sempre a chiamare questo numero. Dovete chiamare in diretta al 340...